Ciao amici, oggi parliamo dell'ansia e dei cibi che la natura ci offre per combatterla a tavola. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi siete mai trovati con il fiato corto, il battito accelerato e i sudori freddi? Provare un po' di panico nei momenti difficili della vita è normale, ma quando l'ansia diventa generalizzata, allora si tratta di un problema da risolvere. In Europa soffre di ansia il 79% delle persone. Il sintomo principale è la tachicardia. Una persona su tre, invece, sperimenta attacchi cronici di panico e ansia acuta. I disturbi dell'umore colpiscono sia gli uomini che le donne, e noi donne di più. Il cibo può essere davvero utile a contrastare i sintomi dell'ansia? La risposta è sì. Ciò che mangiamo ha un impatto non solo sulla salute generale, come dico sempre, ma anche sulla chimica cerebrale e gli stati emotivi. Il cibo è il carburante del corpo, ma anche un vero regolatore dell'umore. Scegliere cosa mangiare significa anche come si vuole stare. Il cioccolato, ad esempio, stimola la produzione di endorfina, l'ormone della tranquillità e serenità, ma quello sano, senza zucchero, come spiego in questo video. Semi di zucca, mandorle, anacardi, cereali integrali, carne bianca e banane favoriscono la produzione di serotonina, l'ormone della felicità, grazie al triptofano. Pesce e avocado stimolano la tirosina, la sintesi di dopamina e adrenalina, che sono i neurotrasmettitori dell'umore e della forte motivazione. Quando si è in ansia, meglio orientarsi su questi cibi e soprattutto non cedere alla tentazione di mangiare alimenti grassi, dolci o molto salati e saporiti. Patatine, snack o biscotti sembrano rasserenare in modo temporaneo, ma in realtà tolgono energia al corpo e alla mente e ci invogliano a mangiare di più. Recenti ricerche hanno evidenziato i benefici di frutta e verdura contro lo stress. In generale è fondamentale seguire un'alimentazione equilibrata, trendy e sana, come quella che propongo in tutti i miei video. Bilanciare carboidrati, proteine e grassi porta un vero senso di appagamento, mentre una dieta squilibrata, troppo povera o troppo ricca, favorisce ansia e nervosismo. Sembra che i disturbi dell'umore siano correlati anche alla flora batterica. Infatti, i cibi prebiotici come cicoria, carciofo, cipolla e asparagi, che nutrono i batteri buoni, aiuterebbero ad alleviare i sintomi dell'ansia. E i probiotici come yogurt, miso, kefir e cibi fermentati in generale sembrerebbero conferire un maggiore equilibrio intestinale, quindi emotivo. Il condizionale è d'obbligo, visto che le ricerche sono ancora in corso, ma la mia professione di naturopata lo conferma con tanti anni di esperienza sul campo. Vediamo allora un menù quotidiano anti-ansia come potrebbe essere. Prendete carta e penna, amici, perché vi consiglio di annotarlo. La colazione la farei proteica con uova oppure proteine in polvere con latte vegetale e una porzione di budino di semi di chia. Ho spiegato come farlo in casa in questo video. I semi di chia contengono fibre amiche della salute intestinale. Spuntino di metà mattino e metà pomeriggio, una manciata di noci di macadamia, 2 cucchiai di cocco in scaglie. Forniscono oli buoni che mantengono in salute le cellule cerebrali. Pranzo, involtini di riso basmati con alga nori e verdure cotte o crude. L'alga nori è un'ottima fonte di tirosina, essenziale per i neurotrasmettitori, legati al benessere, che trasmettono dopamina, noradrenalina e adrenalina. Cena, tacchino o pesce bianco grigliato condito con peperoncino in polvere e 2 cucchiai di olio di avocado, guarnito con mandorle tritate, 2 cucchiaini di erbe aromatiche con pomodori su un letto di lattuga. Il triptofano, presente nel tacchino, migliora l'umore. Il pomodoro, ricco di licopene e vitamina C, mantiene giovani i processi vitali. Avete visto, amici, com'è facile combattere l'ansia scegliendo cosa mangiare? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione naturale per la salute e la forma fisica, è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale,
abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.